Flash Mob. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi finalmente sono arrivati due pacchetti. Anzi, in verità, voglio essere sincero al 100%, sono arrivati settimana scorsa. Però non abbiamo avuto molto tempo di poterli aprire, impegni vari, quindi finalmente abbiamo trovato il tempo e vado ad aprire insieme a voi questi due pacchetti che conterranno un qualcosa che secondo me dovrebbe aiutarci a domotizzare e a diffondere meglio la voce di Alexa per casa. Ma non perdiamo tempo e andiamo ad aprire il pacchetto. Apriamo la confezione e vediamo che cosa contiene. Ho dotato l'apertura del pacco con un coltello tipo artiglio di un velociraptor per essere sicuro di poter aprire la confezione. Che cosa contiene? Oh, vi do un'anteprima, c'è qualcosa di azzurro Alexa e buttiamo il pacchetto che non ci interessa, ed è l'Echo Flex, finalmente arrivato. Dopo lo apriamo, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Prima impressione, pensavo fosse molto ma molto più grande. Anzi, apriamola subito. Oh, beh, devo dire che è veramente carino la confezione, però sembrava un po' più grande. Oh, eccoci qua. Eccolo qui il nostro Echo Flex. Vediamo se la pellicola è migliorata un po'. No, non è di libidine massima, però vabbè. All'interno della confezione troviamo naturalmente l'Echo Flex, i manuali di istruzione e basta, perché naturalmente, come ormai penso sappiate, Echo Flex si va a collegare direttamente alla presa di corrente per poter dare la possibilità di portare Alexa in qualsiasi punto della casa. Quindi io per esempio pensavo di poterlo collegare o in corridoio con eventualmente il sensore in modo tale che mi faccia da antifurto, tra virgolette, oppure in cucina in modo tale che mia moglie, quando vuole impostare i timer o chiedere delle ricette, l'abbia direttamente lì senza dover sgolarsi per chiamare il dispositivo che è in sala ed è dall'altra parte della casa. Ma procediamo con l'altro pacchetto. Mettiamo da parte un attimino l'Echo Flex. Apertura. Rullo di tamburi, sì, mi sono fregato prima, è il sensore di movimento. Questo l'ho acquistato appunto perché, come dicevo prima, vorrei vedere se è un qualcosa di valido, anche se prossimamente, sì, vi spoilerò questa cosa, stavamo pensando io e Marco di acquistare un antifurto che è compatibile totalmente con Alexa e andare a collegarlo per vedere come funziona. Le recensioni sono ottime, semplice da installare e sinceramente era molto accattivante come cosa. Sensore nella parte frontale, USB semplicemente, che si va a connettere nell'USB femmina del vostro Echo Flex. Ecco fatto. E questo è tutto il dispositivo completo. Io però direi di andare prima a concentrarci sull'Echo Flex in modo tale che poi possiamo approfondire anche il discorso del sensore. Detto questo, procediamo ad installarlo. Procediamo insieme. È la prima volta che collego questo tipo di prodotto. Verifichiamo un po' che cosa succede. Allora, inseriamo la presa, l'Echo Flex nella presa. Si è accesa la luce blu che lampeggia. A questo punto dovrebbe essere l'indicazione che sta facendo la ricerca. Fatto questo, ci spostiamo sulla app e verifichiamo. Giusto in tempo. Your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa App runter und folge den Anweisungen. Bonjour, votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa et suivez les instructions. Ciao. Il dispositivo è pronto per la configurazione. Scarica l'app Alexa e segui le istruzioni. Hola. Il dispositivo sta listo per... Va bene, prima che cominci in tutte le lingue, ci spostiamo sul cellulare e verifichiamo. Tuo Echo è pronto.
non è servito a nulla andare sulla app, perché a un certo punto, quando ho staccato, naturalmente la legge di Murphy lo impone, mi ha detto che stava facendo la configurazione, e la configurazione è andata a buon fine e il mio dispositivo era pronto. Ora facciamo una prova per vedere come funziona. Alexa, riproduci i suoni della natura. Suoni della natura, temporale di per dormire di Traxi Lab, da Amazon Music. Alexa, stop. Allora, già che ci siamo, specifichiamo che questo tasto è quello per mutare il dispositivo, come succede su qualsiasi dispositivo Alexa. Infatti, premendo diventa rosso. Questo invece serve per, invece di dare il nome per azionarla, basterà schiacciare questo e si azionerà. E va in ascolto. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Naturalmente, perché non te l'ho fatta. Finita la configurazione, non è servito nemmeno andare sull'app Alexa. Allora, prima impressione, il dispositivo, se avete già degli altri Echo a casa, si connette automaticamente. Nel giro di 30 secondi ha fatto tutto. Ha fatto la ricerca, mi ha avvertito in tutte le lingue di scaricare l'app Alexa, dopodiché è partito automaticamente a connettersi agli altri dispositivi, al mio Wi-Fi. Ha fatto tutto da solo. E quindi è veramente un prodotto semplicissimo da poter utilizzare, quindi anche i neofiti, proprio quelli proprio base, non dovranno fare altro che collegarla e farla partire. Secondo me, se invece non avete altri dispositivi, ma questo è un dispositivo che si acquista come supporto per quanto riguarda Alexa, quindi smentitemi qui nei commenti se per caso qualcuno ha comprato solo questo e funziona perfettamente, ma secondo me questo, come viene anche riportato, è un qualcosa che si collega per avere Alexa un po' dappertutto. Detto questo, la parte audio. Allora, quando parla, chiara, precisa, mi piace. La parte invece in riferimento ai suoni, io adesso abbiamo ascoltato insieme i suoni, poi ho staccato, ho ascoltato della musica perché i copyright sono sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda la musica, sì, effettivamente, avendo la cassa abbastanza piccola, non si può pretendere che abbia un suono celestiale. Però diciamo che come sottofondo, mentre si sta cucinando, magari si sta facendo un lavoretto di bricolage, secondo me va più che bene. E probabilmente mi piacerebbe prenderne degli altri, lo suggerirò anche a mio fratello di acquistarlo. Marco, quando guarderai questo video, pensaci. Prendilo perché è veramente un'ottima occasione. Trovato su Amazon per il Black Friday ad un prezzo di 17,99€, ragazzi. Questo secondo me è un prezzo eccezionale per un prodotto come questo. Nel prossimo video andremo ad analizzare questo. Sono veramente curioso di vedere come funziona, se invia delle notifiche o in che modo interagisce se io sono fuori casa. Oltre questo, che è costato 14,99€, vi danno la possibilità di mettere anche una lampada notturna, quindi tutta questa parte qui, invece di essere bianca, è semi-trasparente, tendente al bianco, ma quando la collegate e la attivate, si illumina, quindi nella cameretta dei bambini, piuttosto che in una zona abbastanza buia della casa, o nel corridoio, se per caso la camera vostra vi porta fino in bagno o in cucina, diciamo che potrebbe essere un valido aiuto per illuminare le zone. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da non perdere tutti i video che noi carichiamo, e abbiamo anche un canale Instagram, ricordatevi di iscrivervi anche su quello, perché ho visto che qualcuno è andato, ha dato un'occhiata, si è iscritto e vi ringraziamo, però se qualcun altro ci va ci fa piacere. Beh, adesso a parte questo, vedete un po' voi come fare, non è assolutamente un problema, quello che ci interessa è che riusciamo comunque a proporvi cose che vi interessano. E a proposito di questo, volevamo veramente ringraziarvi perché state diventando veramente tanti, ci contattate, ci date dei riscontri oggettivi e noi riusciamo ad essere stimolati dai vostri commenti per fare nuovi video sempre più approfonditi. Vi ricordiamo poi inoltre che qui sotto ci sono dei link dove poter acquistare, oltre il dispositivo Echo Flex o eventualmente il sensore o la lampadina,
tanti altri prodotti che abbiamo ritenuto idonei o che abbiamo testato e che quindi vi suggeriamo per eventualmente un acquisto, un regalo o semplicemente per voi stessi, perché secondo noi sono prodotti validi. Io direi che il video si può concludere qui, non c'è null'altro da dire. Al prossimo video. Ciao ragazzi!